Da Cleito. Dov'è Cleito? In questo momento? Provincia di Cosenza. Ecco, scusami, il nome ha detto? Luigia, scusami, non sapevo dove fosse il paese. Prego, cara Luigia, buonasera, benvenuta. Ho appena acceso la TV, che cosa state preparando? Allora, signora, guardi, abbiamo fatto dei cannelloni ripieni, e la novità di questi cannelloni è che sono con le cime di rape, carne macinata, salsiccia, prosciutto cotto, mozzarella e cime di rape, per cui è una novità, nel senso una novità, io li faccio spesso, ma per Simone erano una novità. Certo, poi? Poi abbiamo preparato questo risotto in bianco, risotto della corte che io spesso propongo. Abbiamo preparato questo risotto bianco che spesso propongo al mio ristorante, e in pratica c'è della carne macinata, piselli e della pancetta. Come vede sono dei piatti molto semplici, però molto gustosi, alla fine sono molto gustosi. Ora ci siamo... Lo immagino. Sì, sono molto gustosi. Ora stiamo preparando questa composta di cipolla. Per fare gli involtini. Adesso stiamo per dare gli ingredienti, Luigia, va bene? Ora mi commuovo, certamente, perché ogni volta che faccio la cipolla... Luigia, allora noi andiamo avanti con gli ingredienti. Complimenti, buon Natale! Grazie, cara Luigia, grazie mille a te. Continua a seguirci, a chiamarci, ti aspettiamo. Certo. Va bene? Grazie mille. Arrivederci. Diamo gli ingredienti per gli involtini di carne con composta di cipolla: 100 g di fettine di vitello, 250 g di cipolla, 250 g di funghi porcini, sale, olio, pepe, 150 g di zucchero. Lo zucchero, Maria? Sì, sì, questa sera andiamo a fare questa composta con lo zucchero. Si chiama composta proprio perché c'è lo zucchero. Composta di cipolla con lo zucchero. Allora, prego, spiega tutti i passaggi e tutti i procedimenti. Allora, in una padella andiamo a mettere dell'olio. Magari spostiamo questo, sì, così sposta. La nostra regia riesce a seguirci bene. Sì, andiamo a mettere in una padella antiaderente, mettiamo della... dove andremo a mettere della cipolla. Sì. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Questa sera i bambini... Sì, giocano col telefono. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Chi sono? No, regia, non riusciamo a sentire, passiamo alla prossima. Pronto? Ciao Simona! Ma buonasera Antonio, come va? Bene, grazie, a tu? Caro Antonio Polverino da Vibo, tutto bene! Senti, ma com'era il baccalà? Buono, facci sapere! Devono dirlo quelli che l'hanno fatto, non io! No, io dicevo se hai assaggiato il nostro baccalà della Norge! Ah, il baccalà della Norge è il non plus ultra del baccalà! Ti è piaciuto, caro Antonio? Assolutamente sì, non perché l'ho fatto io, ma perché è di una qualità superiore rispetto agli altri. E intanto io ho avuto dei buonissimi, buonissimi riscontri, poi magari ne parleremo in privato, ma la Norge, sono certa, tornerà a trovarci qui a Masterchef. Caro Antonio, ho annunciato che il 1° gennaio avremo una serata 4 ore in diretta e tu sarai il master chef, il primo master chef dell'anno. Hai visto o no? Dopo Babbo Natale vengo io. Dopo Babbo Natale, Leo, che ha delle idee insomma abbastanza cabarettistiche, arriverai tu il 1° gennaio. Prima della mattina. Sì. Ho chiamato stasera perché domani sera sarò occupatissimo. Ah, ecco, non ci sarai. E purtroppo non potrò seguire Cristo perché saluto. Non so che idee abbia Cristo. Io, essendo stata molto impegnata, cosa fai, Maria? Aggiungo un po' d'acqua, perché visto che non possiamo mettere il coperchio, aggiungiamo un po' d'acqua, così si... Io, dato che in questi giorni ha avuto un po' di impegni, non ho potuto seguire bene Cristo nella realizzazione di questi piatti e non so Cristo, che mi aspetta. Cristo è impossibile da seguire. Esatto. Deve andare a ruota libera, Cristo. Quindi sono un po' così per domani sera, tipo un'istrice così, no? Perché non so cosa aspettarmi, capito? Senza copione deve andare Cristo, no, come Totò. E siamo sempre senza copione, io e Cristo, infatti è tutto lasciato all'improvvisazione, Antonio. Purtroppo domani sera non potrò seguirvi, un carissimo amico mi ha chiamato per un favore, io vado a fargli un favore.
Quindi a preparare una cena chiaramente. No, ci sono delle persone importanti della televisione, dei personaggi importanti. Bene, quindi tu sarai, prego cara Maria, quindi tu sarai lo chef ufficiale della serata di domani, ti facciamo tantissimi in bocca al lupo. Tanti auguri per domani sera, in bocca al lupo. Ti dico solo due nomi. Diceli, vediamo. Allora, il primo è Gabriel Varco. Ecco, allora io domani sera, regia, c'è una replica qui, perché tu devi sapere... E l'altra, la parte della femminile è Belen Rodriguez. Belen Rodriguez, ecco, allora viene, sento che mi accompagnerà anche mio marito, non so perché. Forse domani sera verremo tutti. Devi sapere. Mia moglie vuole venire per Gabriel Garco. Anch'io, ecco. Antonio, Gabriel Garco, il mio attore preferito. Intanto allora, intanto aggiungiamo attore, il nostro attore. Diciamo che di come recita non è che me ne importi granché, ecco. Diciamola tutta, signora. Diciamo attore, diciamo che... Hanno chiesto un menù particolare, hanno chiesto una parmigiana argentina e io sono disponibile a fargliela. Bravo, bravissimo, bravo. Dov'è? Senti, poi domani mattina ti telefono, Antonio. Intimato, perché voglio un po' di informazioni per sulla serata di domani sera, va bene? Grazie. In bocca al lupo. Domani. In bocca al lupo a te, Antonio. Buon lavoro e buona serata per domani. Ciao, grazie Antonio. Intanto, Simona, abbiamo messo lo zucchero dentro la cipolla. Però tu impegni per domani? Io no, guarda, per Gabriel mi posso anche liberare. Simona, pronto? Se vuoi, guarda. Buonasera, con chi parliamo, signora? La signora di Petilia Policastro. Signora, con chi? Come si chiama? Rosa, buonasera, Rosa. Benvenuta. Io vorrei farvi una domanda. È possibile avere la ricetta del pollo ripieno? Ah, sì, signora, dipende, cioè io per esempio, il mio pollo ripieno... Come lo fai tu, magari? A volte lo faccio anche con... Se lei sta... vedrà la nostra trasmissione. Io il pollo ripieno io lo faccio in tanti modi. Addirittura, ora, io sto facendo degli involtini, stasera farò degli involtini, però lo posso, anche il mio pollo ripieno lo posso fare come sto per fare gli involtini, con la composta di cipolla e dei funghi. Per cui se lei gradisce la cipolla o meno, può stare attenta pubblicità. A prendere... Rosa, pubblicità, tra pochissimo!